Let's go baby, sono tornato, eccomi qui con questo video. Come avete già capito dal titolo, ci vediamo tutti al Romix, ragazzi. Ci vediamo allo stand di MSI, mi trovate lì, dalle 2:30 alle 3:30 potremo anche giocare assieme. Avremo lì PC disponibili, potremo fare quello che volete. Ma allo stesso tempo, ragazzi, potete passare lì, mi trovate quasi a ogni ora. Comunque ve lo scriverò quando sono là sui miei social, per parlare, per chiacchierare, per capire qualcosa sul futuro dell'esport, per scambiarci un saluto, una foto, qualsiasi cosa, giusto per stare assieme e per incontrarvi tutti, che da un po' che non vado a qualche fiera o qualcosa. Questo dovuto al fatto che lavoro in Francia, sfortunatamente ogni tanto devo fare avanti e indietro e non ho tempo libero magari per me stesso per fare queste cose. Ma ora ci vediamo al Romix, ci vediamo poi in futuro anche al Games Week, quindi non vi preoccupate. Comunque ragazzi, avete delle domande, avete qualcosa, tipo Power, cosa farei su questo canale? Beh, ora sto pensando di portare un pochino di Overwatch, in futuro magari forse COD 4, giocato con qualche amico così per divertimento a scazzo, non si sa mai, forse Infinity Warfare, boh, non lo so. Però comunque, come ho detto ragazzi, ho smesso di giocare competitivamente, quindi professionalmente a Call of Duty. Ho chiuso il mio contratto professionistico, ho chiuso tutto, quindi non ho più un cartellino, non ho niente. Ho finito in questo caso, ma non vuol dire che magari non ci giocherò, sicuramente ci giocherò, mi divertirò e sicuramente voglio stare aggiornato, perché mi piacerebbe ritornare a fare il commentatore per ESL. In questo caso però mi sa MLG o Gfinity per l'Europa, non lo so ancora bene, per la COD War League mi piacerebbe tantissimo e spero di riessere invitato, perché è stata un'esperienza enorme e sicuramente questo potrebbe essere il mio futuro, ora che mi sono staccato da Call of Duty, fare il commentatore. Quindi mi piacerebbe tantissimo, magari non un commentatore stile Rampage, perché comunque non ho la voce, non ho ovviamente, non ho studiato come lui, non ho avuto la preparazione come lui, però il commento tecnico magari. Queste cose sono sicuramente, mi riesce bene a farlo, una bella parlantina, magari in inglese, perché è una cosa, un'esperienza che mi è piaciuta tantissimo, ho stretto dei legami con delle persone che prima non conoscevo. Comunque ragazzi, vi ridico ancora una volta, mi trovate domani dalle 2:30 alle 3:30 sicuramente al 100% presso lo stand MSI del Romix. Mi trovate anche domenica sempre stesso orario, e non solo, ogni tanto mi trovate lì pure ad altri orari, tipo la mattina, il pomeriggio pure, quindi starò là in quella zona, stand Razer, MSI, nella zona gaming principalmente, o mi trovate in giro che vado a comprare qualcosa di nerd. Ragazzi, è un periodo stranissimo della mia vita attualmente, per molti di voi può sembrare strano, ma non riesco più a conciliare la mia attività privata con il gaming, eccetera eccetera. Sta diventando veramente una grandissima fatica, specialmente tutti questi movimenti che sto facendo, Italia, Francia, tutti questi viaggi stanno diventando anche un grande dispendio di soldi, e sono entrato nel mondo dei grandi e questa cosa mi fa un po' paura, perché non ero preparato in questo caso, però ce la sto facendo piano piano. E sono contento di potermi mettere in contatto con voi, di poter parlare con voi ogni tanto, di poter condividere i miei pensieri. Anzi, vorrei fare un video ora che non so quanti di voi gli potrebbe piacere, però mi è capitato in questo periodo di vedermi alcuni filmati di alcuni youtuber, di alcune persone. Vorrei esprimere il mio parere su cosa sta succedendo su YouTube e su alcune persone che vengono attaccate o magari criticate senza pensiero. Mi piacerebbe anche ora ovviamente continuare la serie di The Walking Dead, che devo caricare il terzo episodio, non vi preoccupate, ce l'ho, lo devo solo caricare, mi dispiace, ed è fighissimo. Oltre a questo, oltre a caricare l'episodio di The Walking Dead, come vi ho detto, voglio portare un po' di Overwatch, magari Battlefield su PC, ora sto vedendo un pochino di cose da fare. Per chi non lo sapesse, sto giocando a World of Warcraft. Per chi volesse sapere come mi chiamo, sono Miralef, Miraleth H con l'H finale, un Blood Elf, in questo caso femmina Demon Hunter, quindi mi trovate sul lato Orda. Per chi magari gioca a World of Warcraft, eccetera, eccetera, su Nemesis. Oltre a questo ragazzi, mi fa sempre piacere qua poter scambiare qualcosa con voi e spero di ritornare magari con qualche video di una tipologia di quelli che facevo prima io, o comunque di portarvi qualche nuova tipologia di video. E attualmente Call of Duty sembra andare alla stragrande in Italia, è il gioco più importante sport in fatto di views e numeri attualmente. Speriamo che il prossimo anno sia sempre meglio, specialmente dopo il LAN Event, che finalmente è uscito un altro evento italiano e che è stato anche un successone per l'Italia, quindi speriamo in un futuro rosico. Io vi saluto, let's go baby!